Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi vedere molto rapidamente come preparare una salsa al pomodoro per farcire i panzerotti, di cui vi lascio il link in descrizione. I semplici ingredienti di cui abbiamo bisogno sono pomodori, una cipolla, un paio di spicchi d'aglio, pepe, olio, sale e zucchero. Dobbiamo prendere uno spelucchino e i pomodori dalla parte opposta al torsolo e dobbiamo inciderli facendo una X. In questo modo, buttandoli nell'acqua bollente per circa un minuto, si sbucceranno molto più facilmente. Mentre aspettiamo che l'acqua bolla, iniziamo a tagliare l'aglio e la cipolla. Tagliamo la testa e la coda della cipolla e la affettiamo a fettine molto sottili. Prendiamo una pentola, ci mettiamo dentro abbondante olio di oliva. C'è bisogno che l'olio sia caldo, perché dobbiamo più che altro stufare la cipolla e poi rosolarla. Affettiamo l'aglio molto finemente. Ottimo. Come vedete l'acqua sta bollendo, quindi mettiamo una manciatina piccola di sale grosso e tuffiamo dentro piano i nostri pomodori. Abbiamo messo i pomodori nell'acqua bollente perché vogliamo sbucciarli per fare una salsa di pelati. Ora che i pomodori hanno bollito per circa un minuto, li scoliamo in questa ciotola. Come potete vedere la buccia sta già venendo via da sola. Ok, qui abbiamo i nostri pomodori sbucciati. Adesso li tagliamo e li andiamo a mettere direttamente dentro la padella. Una bella grattata abbondante di pepe, qualche pizzico di sale che poi correggeremo dopo, diciamo 4 pizzichi di zucchero. Mischiamo e mettiamo tutto sul fuoco. Lo facciamo cuocere a fuoco basso per circa un paio di ore. Ci vediamo dopo. Dopo 2 ore di cottura la salsa si è ridotta, i sapori sono concentrati ed è tutto ben amalgamato. Mettiamo tutto dentro un bicchiere e usando un frullatore a immersione o comunque un frullatore normale andiamo a frullare bene la salsa. È di colore arancione perché emulsionandola incorpora un po' d'aria e si schiarisce. Andiamo ad assaggiarla e vediamo se è necessario aggiungere qualcos'altro o correggere il sapore. Perfetta! Questa la conserviamo per dopo per farci i panzerotti. Mi raccomando, andate a vedere, vi lascio il link in descrizione del video principale. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!